Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II e la libreria Mondadori Bookstore di Via Silvia presentano l'iniziativa Contest Io leggo perché 2022. Leggere ci dà le ali per volare, insieme si può. Dona anche tu un libro e arricchisci la biblioteca del nostro istituto comprensivo. Ma io avrei pensato che queste pagine diventassero ali. Alda Merenia. Il libro è una cosa, lui si può mettere sul tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo apri e leggi, diventa un mondo. Leonardo di Vinci. C'è una volta uno scoiattolino, sempre allegro e un po' birichino. Per i boschi non voleva più andare, desiderava seriamente pesciare. C'era un gatto che sognava anche volare, una scimmietta troppo stanca per saltare, un lombrico che voleva passeggiare, dove sempre strisciare. Un bel giorno di sollevato, ecco, i sottili che buco un bacco bando. La rotta sogna di continuamente esiste nell'invasa nella mente, di farmi un tuffo e una nuotata. Una volta la spallacciava, ma le rime io non le ho, per farla dove non c'è spazio. Anche io voglio volare a me, ho queste cose da fare, ma sono fatto da lontano, certe cose non le so fare. Noi ci schierdi fatti male, segui il talento naturale, disse il pesce mio al suo amico Luzzini. Insieme si può, ma chi ha detto che cani e gatti non vanno d'accordo? Anche se si è molto diversi, si può sempre imparare a volersi bene e a rispettarsi. Stando vicini, col tempo si possono scoprire molti giochi da fare. Insieme, così dopo tante piccole e grandi differenze, può riuscire a convivere in armonia. Questo succede tra cani e gatti, ma anche tra le persone, a scuola, a giardinetti, in ufficio. Volersi bene, rispettarsi, condividere molte cose. È più semplice che litigare e può dare molti frutti. I bisticci a lungo andare fanno anche male alla salute. Sorridere è bello, andare d'accordo ancora di più. E realizzare progetti in gruppi di lavoro è bello ed entusiasmante. Portarli avanti insieme, ognuno con le sue capacità. Aiuta tutti a sentirsi parte importante di un unico gruppo, forte e compatto, come tanti acini di un gruppo d'oro. Vorrei che tutti leggessero storie, romanzi, saggi, e gialli, giornali, fantasy. Non è importante cosa, ognuno secondo il proprio gusto, ma la lettura attiva la curiosità, aumenta la conoscenza, ci parla di nuovi mondi e ci ricorda usi antichi. La lettura apre la mente, ci fa pensare, ci fa ragionare, ci fa discutere e ci fa arrabbiare. Ci fa emozionare, piangere o innamorare, ci fa spaventare, ridere e sognare, ci fa viaggiare. Ogni volta che leggiamo un libro ci prendiamo cura di noi stessi. Vorrei che tutti leggessero le fiabe, i grandi e i piccoli, ogni sera, come forse si faceva una volta, e i grandi per se stessi, perché anche se molti non lo sanno, noi grandi abbiamo bisogno delle fiabe, oggi più che mai. Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. Gianni Rodari. Per imparare un linguaggio nuovo che permette di scrivere più fluentemente. La lettura educativa e formativa, quando rende migliori, perciò è lo strumento necessario per la formazione umana. E specchio ed espressione destinata a formare tra la società di domani.
è il mezzo per giungere alla comprensione e alla pacificazione tra i popoli. Leggere è importante perché sviluppa empatia. Dà un senso alle cose, apre svariate possibilità. Ci fa imparare che non tutto va come vogliamo. È una forma rapida di conoscenza. Ci permette di lavorare su noi stessi. Ci rende più sensibili. Stimola la mente. Riduce lo stress. Migliora la conoscenza e la memoria. Espande il vocabolario. Rende più forte la capacità analitica del pensiero e migliora l'abilità di scrittura. Migliora il livello di attenzione e concentrazione. Secondo uno studio dell'Università della Sussex, leggere un libro o un giornale in silenzio per soli 6 minuti rallenta la frequenza cardiaca e la tensione muscolare, abbassa i livelli di stress superando altre attività come passeggiare, sorseggiare un tè o ascoltare musica. Il dromedario e il cammello si incontrano e una volta accortisi della differenza nel numero delle loro gobbe, cominciano a bisticciare. La discussione dura tutta la mattina, al fine di decretare chi tra i due può dirsi il portatore del numero giusto e normale di gobbe. Mette fine alla litigata l'uomo saggio. A mio parere, state sbagliando tutte e due. Ognuno di voi trova giuste soltanto le gobbe sue. Allo stesso modo, ragiona spesso tanta gente che trova sbagliato quello che è solo... Saggio, io devo una libreria è una stanza di amici.